Ciao ragazzi, come state? Io sto bene, sono qui, sono a casa, sempre in casa. Magari nei prossimi giorni vi faccio vedere un video di quello che si combina qui a casa mia. E nel frattempo noi andiamo avanti, un nuovo video, e sarà di algebra, quindi facciamo semplicemente un po' di esercizi insieme e vi darò da fare altri esercizi. Non manca molto per arrivare dove vogliamo arrivare, quindi coraggio, forza! Diamoci da fare. Ciao ragazzi! A quanto pare devo dire qualcos'altro. Ciao! Allora ragazzi, prima di cominciare con quello che avevo già programmato oggi, volevo farvi fare un attimino questa moltiplicazione, perché ho visto che qualcuno ha qualche dubbio. E allora, monomio, polinomio, ma questa cosa vale anche per i polinomi, che si moltiplicano fra loro. E ho una matita in mano, adesso capirete subito il motivo. Freccia, 4 terzi A per un mezzo A, semplifico a croce. Questo cosa risulta? 2 per 1, 2, 3 per 1, 3, A alla seconda. Attenti adesso però, gomma, questo torna ad essere 4 nella seconda moltiplicazione, perché ho visto che qualcuno invece, ma io ve l'avevo detto, ne devi stare attenti perché è un errore abbastanza tipico, poi lavora come se questo fosse ancora 2. Ecco, no, allora, in questo caso, 4 terzi A per un terzo. Per più un terzo B, più 4 per 1, 4, 3 per 3, 9, A, B. L'esercizio è finito. Attenti con le semplificazioni. Se semplificate la prima volta, poi il monomio torna come prima. Ok, ragazzi, allora adesso continuiamo invece e facciamo qualche esercizio sul prodotto di polinomi. E in generale sulle espressioni. Anche qui potete stoppare e lo facciamo insieme, passaggio per passaggio. Se invece volete lavorare con me, potete farlo. Allora, partiamo. Qui abbiamo freccine, 12x alla seconda, più per più più 4 per 4, 16x, più per più 6 per 4, 24. Adesso abbiamo una meno e un prodotto di polinomi. Noi teniamo la meno, ci lavoreremo dopo e cominciamo la moltiplicazione. Qui le frecce, vi ricordo, sono di più. Segni prima, meno per meno, più 6 per 2, 12x alla seconda, meno per più, meno 2 per 1, 2x. Qua ora. Più per meno, meno 6 per 3, 18x, più per più, più 3 e chiudo. Togliamo le parentesi. Attenzione, qui davanti c'è una meno, quindi si cambiano i segni. Più 24. Ora trascrivo tutto questo col segno invertito. Meno 12x alla seconda, più 2x, più 18x meno 3. E ora sottolineiamo i monomi simili. Attenzione, qui abbiamo una bella sorpresa perché questi due sono opposti e si eliminano. Quindi x e poi i numeri. 16 più 2 più 18. X più, aperta parentesi, 24 meno 3. 16 più 2, 18, 18 più 18, 36x, 24 meno 3 più 21. E l'esercizio è finito. Ecco qui. Il secondo esercizio, qui ci sono due prodotti di polinomi, stoppate anche qui se volete, altrimenti qui sotto
Trovate già l'esercizio svolto. Adesso io tolgo il foglio e lo commentiamo insieme. Quindi, qui vedete, ho messo le frecce e ho fatto la moltiplicazione. Qui ho lasciato la parentesi e anche qui, attenzione ai segni, c'è un meno, vero? Quindi questi meno per più, meno per meno. E dopo invece queste tre frecce. A questo punto qui non c'è problema, c'è una più davanti alla parentesi, quindi vedete, ho riscritto esattamente la parentesi così come l'avete vista, come la vedete qui. A questo punto ho semplicemente sottolineato i pronomi simili, li ho messi insieme e ho scritto il polinomio risultante. Ora un'altra, copiamo anche qui la soluzione. Qui la difficoltà in più è che ci sono delle frazioni. Anche qui stoppate oppure seguite con me il commento. Qui c'è l'esercizio risolto e lo commentiamo insieme. Ecco, allora qui vedete abbiamo risolto il monomio per il polinomio. Qui due polinomi, quindi le frecce sono di più. E poi questo, attenzione ai segni. Qui monomio per polinomio e via. Dopodiché sistemo i monomi simili dentro le parentesi. Non è necessario farle, però riduce un po' i calcoli, insomma, diventa un po' più semplice. Ho sistemato i monomi simili, l'ultima moltiplicazione e il risultato finale. Ecco, ragazzi, a questo punto provate voi. Vi ho dato degli esercizi, di questo vi ho detto, vi ho già scritto che è complicata, quindi se non vi viene, non vi preoccupate, questo è un esercizio abbastanza complesso. Non preoccupatevi, se non vi viene questo, cercate di fare almeno gli altri. Se questo vi viene, siete bravissimi.